Ci siamo recati a Fertilia, precisamente nella base nautica USAI, che ha ospitato e collaborato a un interessante e particolare progetto denominato Abora. Si tratta della quarta avventura organizzata dal dottor Dominique Gorlitz, biologo tedesco che insieme al suo equipaggio su un'imbarcazione di canne in legno ha affrontato il mare partendo da varie zone del globo. Un'attività nautica unica nel suo genere che è partita 17 anni fa da Alghero. Ad aiutarci nella traduzione dell'intervista al dottor Gorlitz è Roberto Barbieri, che proprio nel 1999 fu lo skipper di quella Abora U. Compagnia di Roberto Barbieri e del dottor Dominique Gorlitz, tedesco, qui a Fertilia, alla base nautica USAI, perché c'è una cosa molto carina e soprattutto particolare da vedere. Chiediamo a Roberto Barbieri, che 17 anni fa fece parte della prima spedizione di Abora 1, di aiutarci a tradurre il dottor Gorlitz, che ha in programma di fare Abora 4, quindi un'altra spedizione che potrebbe partire dalla Sardegna. Poi chiedere al dottor Gorlitz qual è la loro idea, l'idea sua e del suo equipaggio. Sì, which is your idea with Abora 3 and 4? We are an experimental research team which is going to investigate the seafaring capabilities in antique times. We speak a time between 4000 to 1000 BC. Si tratta di un progetto di archeologia sperimentale che vuole andare a investigare sulla navigazione antica alcune migliaia di anni prima di Cristo, e nelle rotte commerciali di navigazione nel Mediterraneo e anche in Atlantico. E allora la prossima domanda è: effettivamente navigazione antica, come è fatta questa imbarcazione? How is made this boat? Yeah, this boat is made in according to ancient traditions, especially from prehistoric Egypt, which have presented a lot of seafaring pictures. So seafaring boats, and we use these pictures as a matter to reconstruct how these boats might have been rigged in antique time. Perfetto. La costruzione si rifà agli antichi disegni dell'Egitto, l'antico Egitto, e sostanzialmente usando materiale, il giunco della laguna, diciamo canne, anche se non sono proprio le canne palustri, che si usano ancora in Egitto, si usano sulla rotta di Titicaca e si usano in Sardegna, a Cabras per esempio. Abbiamo parlato ovviamente della Sardegna, quindi del ritorno in Sardegna di questo progetto Abora 4 e del ritorno ad Alghero, perché alla fine 17 anni fa si è partiti proprio sempre dalla base nautica del signor USAI, glielo può chiedere? Sì, the first project born just here in this base nautica. Yes, Abora would not exist if we would not have done Abora 1, Abora 1 here in the base nautica about 17 years ago. Here the Abora idea has started and we made Abora 1 and said from base nautica via Corsica to Elba and finished in Piombino, and that is the reason why we are here back, because here everything has begun. Quindi il primo progetto è partito proprio da qui, da questa base nautica, la discesa USAI, con l'assemblamento e la costruzione della prima barca, Abora 1, e adesso è un ritorno, la base nautica sta fornendo, e ringrazia Dominique per questo, i servizi necessari per portare avanti questo secondo progetto.